A parer mio, se fai video il primo dell'anno, fai video tutto l'anno. Se lo faccio anche il secondo, già partiamo benissimo. E se parlo di tecnologia su questo canale, ancora meglio. Perché finché si chiama tutto tech, e ancora per poco si chiama tutto tech, facciamo tech. Quindi i miei voti su quest'anno di Apple, ai vari prodotti, alle varie cose che vanno fatto quest'anno, che sono uscite, quindi sarà un bel video, abbastanza lungo, spero esca già oggi, sarebbe molto bello. Tra l'altro stasera vado a vedere Avatar 2 e presto avrete la recensione sul secondo canale, non so ancora quando, ma presto. Partiamo dai Mac. Ho fatto un voto generale che vi dirò alla fine con una specie di media. Mac Studio M1 Max, perché secondo me si differenzia molto dalla versione M1 Ultra, 9, perché comunque un ottimo prodotto, ma secondo me a prezzo inferiore si può trovare a quel punto un MacBook Pro M1 Max, che è già compreso di monitor, tastiera e tutto, anche se è più piccolo, ovviamente. Però comunque è un ottimo, nulla toglie il fatto che è un ottimo prodotto. Ha il suo prezzo, soprattutto con gli ultimi aumenti di prezzi, però è comunque un ottimo prodotto. E qui arriva invece il Mac Studio M1 Ultra, che per me posso dire che è perfetto. Non gli manca nulla nell'ambito Apple, perché se parliamo di cose computer, lo sappiamo, non ci puoi fare gaming, cioè su un M1 Ultra. Abbiamo visto che comunque ci si può fare dell'ottimo gaming, ma non come su un PC da gaming Windows dello stesso prezzo, ma con uno che compra il Mac non ci vuole fare gaming. Quindi per me Mac Studio M1 Ultra 10, a mani bassissime. Come lo studio display costa tanto al suo prezzo, però c'ha tutte le chicche che mi ci fanno dare 10 anche a lui. Fantastico. Poi, passando invece di portatili, ne sono usciti due, con due voti molto differenti. Quindi MacBook Air M2 9,5. Perché 9,5? Perché a me personalmente non fa impazzire. Il design del prodotto è molto bello. Non è perfetto il processore, non è tutto sto granché, soprattutto per quel che costa. Però non gli si può dire niente. È un computer perfetto, con uno schermo fantastico, con un bel design moderno, con una tastiera bellissima. Il colore mezzanotte prende un po' di ditate, ma non gli si può certo negare un ottimo voto per questo. Quindi 9,5. Mentre il MacBook Pro M2 4. Perché 4? Perché comunque ha un ottimo design. Sicuramente per fare qualsiasi cosa è un buon prodotto, ma il prezzo parte da 1700 euro. Il processore, quel computer scalda in maniera impressionante. Non ha alcun senso comprarlo, ma mai nella vita. Quindi 4. E penso che sia stato anche buono. E poi macOS Ventura, un ottimo software. Stage Manager, per chi gli piace, è una manna dal cielo. Per chi non gli piace, fa come se non ci fosse. Le altre novità sono comunque apprezzate, come l'app meteo, l'app orologio e la sistemazione delle impostazioni, che a me non fa impazzire, sinceramente. Ma comunque, tutto buonissimo. Per me, un software più che accettabile. Quindi voto ai Mac 8. Passiamo invece ora agli iPad. Il voto è più basso, ma non di tanto. iPad Air M1 9, miglior iPad uscito quest'anno a mani basse. Perfetto. Magari potete comprare un Pro M1, ma vi costa comunque di più. 200 euro che potete tranquillamente risparmiare per un Apple Pencil e una tastiera, che se la aggiungete anche al Pro M1, anche lì il prezzo va sopra i 1000, e 1000 euro per un iPad così non li spenderei forse. Quindi iPad M1 per me perfetto. Manca solo i 120 Hz, ma per il resto nulla da dirgli. iPad 10. È un iPad Air 4 senza molte cose. L'iPad Air 4 è uscito nel 2020 e si trova a un prezzo minore. Ed è più buono. Perché dovreste comprare un iPad 10? Per i colori orrendi? 5. No, dai. Giusta sufficienza, perché comunque se costasse un centinaio di euro in meno qualcuno ci potrebbe pensare. Ma solo per l'accrocchio dell'Apple Pencil. Passiamo poi ai due iPad Pro. iPad Pro M2 da 11 pollici, 6, non ha alcun senso. Stessa cosa all'M2, chi se ne frega, non cambia niente. Prendetevi un M1 o un iPad Air. iPad Pro M2 da 12,9, 7, perché comunque è un buonissimo prodotto. A livello di qualità-prezzo è anche meglio. Stesso discorso di prima, ma meno. Non lo so, Sì, sinceramente, se dovessi consigliarne uno dei due a mani senza sapere niente, consiglierei il 12,9. iPadOS 16, un ottimo software, molto più vicino a un computer, ma ormai mancano solo i programmi giusti. È un file decente su quel cazzo di iPad. Però per il resto, 8.
iPhone non cambia molto perché abbiamo SE 3 di terza generazione 4. Costa troppo, non cambia niente. Prendete un SE 2020 se dovete prendere un SE, ma a quel punto compratevi un 12. Riassunto perfetto. Quindi 4. iPhone 14 7. Oltre il prezzo italiano, è una roba atroce, perché 1000 e passa euro per un iPhone 14, mai nella vita, neanche il Plus, il 14 base, mai nella vita. A quel punto vi prendete un 13, che è esattamente uguale. Il processore cambia poco o nulla, la fotocamera è uguale. Non ha senso. iPhone 14 bocciato assolutamente. L'unica cosa carina, quasi tutti i colori sono belli. 7, giusto perché comunque è un buon telefono. iPhone 14 Plus 5, costa troppo. Semplicemente costa troppo e non ha alcun senso. Qualcuno mi dice gli avrei dato un voto più alto perché comunque è un telefono più grande ma non ha le specifiche del Pro. Quindi comunque rispetto a un 14 che uno si può prendere il 13 non è che prende il 13 Plus. Ma io quel telefono non li trovo, non riesco ancora a trovargli un senso. Quindi 5. iPhone 14, iPhone 14 Pro e Pro Max 10. Dynamic Island, fantastica. Fotocamere fantastiche. Nulla da criticare. Il prezzo che alza un po', accettabile perché in cambio ti dà delle funzioni, anche quelle che uno non vorrebbe mai usare, come la crash detection o il rilevamento dei satelliti. Per me vale tutto quello che costa. Per me vale tutto quello che costa. iOS 16 8. È comunque un ottimo software. Aggiunge tanta personalizzazione, tante piccole feature interessante. Non è da 9, non è da 10 perché non porta così tanta innovazione, però non pecca da nessuna parte, l'esatto contrario di iPadOS 16 che ha lo stesso voto. Quindi iPhone in generale anche loro 7. Passiamo ora agli Apple Watch, che ve lo dico già, anche loro sono un 7. E ah, voi direte perché hai dato tutte le categorie allo stesso voto? Perché oltre alla media si rispecchia molto nell'anno che ha avuto Apple, un anno per me da 7, ma ora ne parliamo meglio. Apple Watch SE 7, perché? Perché è un ottimo Apple Watch, è fantastico, non alza neanche di prezzo. Apple Watch migliore a livello di qualità-prezzo, però allo stesso tempo cambia così poco che prendete un SE come quello che ho io e andate comunque alla grande. Apple Watch Ultra, non lo volevo dire, ma 10. Oltre il prezzo, che invece in America non è neanche così tanto alto, ma siamo in Italia e quindi ce lo occupiamo così, forse è da 9, ma io mi sento di darle 10 come uno dei migliori prodotti Apple di quest'anno. Non manca di niente, assolutamente niente. Lo schermo è fantastico, la batteria dura tantissimo, non gli manca nulla. Infatti, spero che non lo aggiornino entro un paio di anni almeno. Perché sinceramente non avrebbe senso. Apple Watch 8, 6. Prendete un 7, fate un affare. Prendete un 6 un po' meno, però vi costa ancora meno, quindi Apple Watch 8 non ha senso. 6 perché comunque è un ottimo prodotto. Apple Watch 9. No, scusate, doveva essere WatchOS 9, ho sbagliato. 7. C'ha qualche bella funzione interessante o qualche funzione dell'Apple Watch 7 che arriva anche su quelli inferiori come l'Apple Watch SE. Nulla di più, nulla di meno, introduce qualche bella watch faces. Ormai ci siamo abituati a questi aggiornamenti di watchOS, oggettivamente non hanno senso, però fra i vari che sono usciti negli anni lo trovo uno fra i migliori. Passiamo invece a cose un po' un attimo più generali. AirPods Pro 2 non le ho provate, non vi so dire niente, ma tutti dicono sono fantastiche, meglio delle prime. Io non sono fan dei gommini, ma non le si può dire nulla a queste cuffie a quanto pare. Quindi 10. Apple TV 4K è alzata di prezzo, viene più di 200 euro. Non ha senso comprarla se proprio, cioè, o volete davvero avere un Apple TV, ma a quel punto ne trovate quella del 2021 su Amazon, che è comunque perfetta, vi costa molto meno. Non ha senso questa, semplicemente. Design generale di quest'anno, quindi forse abbiamo finito i prodotti. Fortunatamente ne sono usciti abbastanza, ma non come l'anno scorso era molto più lunga. Design generale 9, solo già per iPhone 14 con la Dynamic Island, gestione fantastica, e per l'Apple Watch Ultra quest'anno design generale nuovo 9. Anche il MacBook Air è bellino, quindi gestione prodotti vecchi 7. Cosa si intende?
come prodotti che sono usciti, prodotti che sono entrati, che sì, prodotti vecchi che sono usciti, che sono abbassati di prezzo. Allora, qui in Italia gli iPhone non sono abbassati di prezzo, perché cioè l'iPhone 13 nuovo veniva 939, quest'anno è arrivato il 14, però è alzato di prezzo, quindi hanno lasciato anche questo 939, e questo non mi ci fa dare magari un 8, un 9, però hanno levato Apple Watch 3 e iPod Touch, quindi finalmente direi. Software 8, questa è la media dei software, perché comunque non si sono sbilanciati troppo, ma comunque loro lo hanno fatto alla perfezione, secondo me. Innovazione 7, hanno innovato molto, sempre sui due prodotti che vi ho elencato prima, ovvero Apple Watch Ultra e iPhone 14 con la Dynamic Island. Quindi per me il loro l'hanno fatto, hanno presentato due fantastici prodotti, anche gli AirPods Pro 2. Quindi per me quest'anno il loro l'hanno fatto. Non è stato un anno particolarmente eccezionale, ma comunque c'è stata qualche bella chicca. Per il 2023 ci si aspetta molto un visore, ci si aspetta un iMac, ci si aspetta un Mac Pro. Io sinceramente no, un iPhone 15 con la Thunderbolt, quindi molta più innovazione e molte più cose diverse. E anch'io sono molto curioso. Quindi, per questo video, mi pare sia tutto. Magari lasciate un like per l'impegno, che due video in 2 giorni, wow. E ci vediamo al prossimo video.